dell'ambulatorio. E poi vedete, c'è anche Gonzalo, più mimetizzato, almeno nel mio computer è più defilato rispetto agli altri, che sono tutti più compatti. Gonzalo, chi viene qui in ambulatorio, lo conosce bene, lui, il vero padrone di casa dell'ambulatorio. Ecco, questa è la squadra un po' dal punto di vista, diciamo, organizzativo di Caritas. Manca una persona, Don Ben, che doveva essere qui dall'inizio, però sta in questo momento celebrando un funerale, e ci raggiungerà appena possibile. Comunque lui è informato un po' di tutte le cose che stiamo facendo. Il menù della giornata è molto semplice, l'avete ricevuto. Adesso una breve presentazione, poi ci sarà una mia introduzione per dire quello che abbiamo fatto, dove siamo arrivati e quello che succederà, che non lo sappiamo in realtà. Quindi abbiamo chiesto a due di voi di dare una testimonianza, e poi ragioneremo su quell'input che vi avevamo mandato attraverso quel questionario. Qualcuno di voi l'ha fatto, molti non l'hanno fatto, però insomma qualche input viene. E infine, sentendo chiaramente un po' le idee che possono emergere durante la giornata, cerchiamo di capire come progettare il futuro insieme, se lo vogliamo progettare insieme. E vi darò anche qualche aggiornamento legato chiaramente alla situazione di pandemia che stiamo vivendo. Non siamo tantissimi, saremo alla fine una trentina forse, adesso io non so con precisione. Questo ci permette chiaramente anche di interloquire con maggiore facilità. Riprende un percorso, quindi come quanto tutte le cose che riprendono, c'è un po' la fatica di rimettersi in cammino. In una situazione abbastanza pesante che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo un po' tutti. Do quindi la parola a Daniela e Simona per questa fase di presentazione dei partecipanti a questo incontro. A voi. Bene, buongiorno a tutti, sono Simona e una prima nota tecnica, stiamo registrando l'incontro, se va bene per tutti, ovviamente vi dobbiamo informare della cosa, in modo che così volendo anche chi non ha potuto partecipare e magari aveva il desiderio di farlo può accedere poi al video, troveremo poi le modalità. E, come ha detto Salvatore, io sono una new entry, sono arrivata qui ad ottobre e sto coordinando il progetto Ferite Invisibili, che si occupa di percorsi di psicoterapia per vittime di tortura intenzionale immigrati. E quello che vi chiediamo ora, così una veloce presentazione in cui vi chiediamo ovviamente, visto che siamo 23, non siamo tantissimi, ma non siamo neanche pochi, di dire il vostro nome, la parrocchia dalla quale provenete o eventualmente l'associazione. E vicino a quale parrocchia, comunque in quale territorio si trova, e se avete già partecipato o meno ad un incontro di Reti Prossimità e Salute, in modo che così condividiamo un po' di esperienze di vita. Quindi Daniela gestirà l'accensione e spegnimento, lo farà lei perché io faccio grandi casini, e quindi coraggio, chi vuole può tranquillamente presentarsi. Grazie a tutti di esserci e buona riunione. Prego, senza timidezza, io insomma sono Daniela e sono molto contenta di rivedere tante facce di persone che hanno seguito la formazione recentemente con noi, con l'area comunità territorio e che stanno lavorando nei centri d'ascolto, perché questo davvero ci dà l'idea di una dimensione molto unitaria, no? Di quello che è un servizio in Caritas che si fonda su una formazione, una competenza, una consapevolezza e sull'idea di una rete effettiva che ci permette di fare un servizio più di qualità. Quindi, proprio insomma un gran piacere ritrovarci insomma anche in questa occasione qui. E niente, insomma, veramente nome, cognome e parrocchia, questo è la prima presentazione che ci piace per tutti. Buongiorno, posso? Io sono Maurizio Formenti, sono rappresentante di Medici Senza Fissa Dimora, ODV, organizzazione di volontariato. Sono 2 anni che operiamo sul territorio. Siamo presenti anche nella consulta del volontariato del Municipio 10, quindi noi operiamo presso la parrocchia di San Nicola a Ostia. Quella di fronte al grazie, attenzione, perché a Ostia sono due San Nicola, non quello sul lungomare, ma quello più interno, fronte ospedale Grassi. È la prima volta che partecipiamo a questo tipo di riunione. Buongiorno.
Posso? Sono Rita della parrocchia San Marco Evangelistina Agro-Laurentino. Ho partecipato specialmente in presenza ad altre riunioni e collaboro quando c'è richiesta alle varie attività. Basta con me. Grazie Rita, è sempre un piacere ritrovarti. Grazie anche per me. Chi più? Luisa. Ciao, sono Luisa. Avevo io. Dunque, io sono Luisa, della parrocchia Santa Maria Madre della Provvidenza, Don Olimpia, municipio 11, anche se abito al 12. No, municipio 12, anche se abito all'11. Io non appartengo, non abbiamo in parrocchia un'area sanitaria o sanità, però sono interessata a questo tipo di argomentazione perché personalmente, individualmente, quindi opero un po' nell'ambito sanitario e quindi poi trasversalmente le esigenze delle persone che noi accostiamo e avviciniamo e seguiamo, famiglie e singoli, ecco, hanno anche approcci molto importanti a questa problematica, sia per quanto riguarda l'assistenza nella famiglia o anche fuori della famiglia. Quindi le ragioni per cui sono online con voi sono queste. Ciao. Vai Elisa, che avevi iniziato. Ciao, sono Elisa, della parrocchia di Santi 12 Apostoli, sono la coordinatrice del centro di ascolto. E ho partecipato all'ultima riunione prima del lockdown a gennaio 2020 e quindi è stata la mia prima e ultima esperienza, insomma questa è la seconda e speriamo di continuare ancora. Sono Enrico Valeriano della 18ª Prefettura, la parrocchia Sant'Eligio. Non è il primo incontro che facciamo lì da voi. Sono contento che abbiamo ripreso, anche perché ci mancava un aggiornamento su tutta quanta la situazione, a parte pandemie e così via, delle nostre attività. Ciao a tutti. Ciao, sono Carla della parrocchia di San Romano Martire e ho partecipato in presenza ad alcune riunioni fino all'ultima di gennaio 2020 e sono contenta che abbiamo appunto ripreso questi incontri e noi non abbiamo un centro, insomma, medico di assistenza nell'ambito della parrocchia, però nel passato presso la parrocchia aveva aderito al progetto Non ti scordar di me. Ecco. Sono Maria Carla, sono dell'associazione dell'Unitalsi e stiamo aprendo un ambulatorio, o meglio, un centro d'ascolto sanitario alla parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Ci siamo fermati un attimo per la questione della pandemia, siamo pronti a partire, ma volevamo vedere come possiamo partire in sicurezza. Già avevamo questo tipo di centro d'ascolto da un'altra parte, quindi ci siamo solo trasferiti e adesso speriamo di partire al più presto. Lavoro anche nel servizio farmaceutico in ambulatorio a Via Marsala. Ciao a tutti, buongiorno. Torno a presentarmi. Sono Angelo Bisegna dalla parrocchia di San Bonaventura, a Torre Spaccata, sesto municipio, ancora per poco, perché a furor di popolo si passerà con le prossime elezioni al settimo. E qui in parrocchia da noi non esiste un vero
servizio di assistenza sanitaria, per così dire, strutturato perlomeno in un certo modo, anche se da diverso tempo, da più di un anno, c'è la regolare presenza del camper medico, quello del progetto Non ti scordare di me, che da ottobre-novembre a questa parte sta facendo soltanto i test per il sierologico del Covid, con una partecipazione sempre numerosa, insomma, di assistiti. Mi interessava, insomma, ecco, capire qualcosa di più, perché è la prima volta appunto che partecipo a questo tipo di incontri. Voglio capire cosa possiamo aggiungere come servizio per offrirlo agli assistiti, in sostanza. Grazie di tutto quanto potrete aggiornarmi. Grazie. Buon lavoro. Allora, mi ricollego. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Gianluca Palumbo e del progetto Non discordare di me, che è appunto, diciamo, un progetto di prevenzione e promozione della salute. Noi operiamo attraverso un ambulatorio mobile che diciamo è attivo in diverse parrocchie di Roma, quindi alcuni di voi ci conoscono. E io ho partecipato già agli ultimi due incontri e quindi anch'io sono, insomma, interessato a, insomma, aggiornarci in merito agli sviluppi di questo periodo, e vi ringrazio ovviamente per l'invito, per la partecipazione. Buongiorno a tutti, sono Valentina della Casa della Misericordia con Don Gianni. E io sono un'infermiera che presta, diciamo, un servizio di volontariato nell'ambulatorio medico della Casa della Misericordia. E, diciamo, abbiamo accettato il vostro invito di partecipare a questo incontro per cercare dei consigli per migliorare il nostro servizio, in quanto diciamo è nato da poco e siamo in cerca di ottimizzare il servizio. E niente, se Don Gianni vuole aggiungere qualcosa di più e qualche informazione in più, lascio a lui la parola. Allora intervengo, perché poi ci sarà un momento che proprio lasciamo la parola a Don Gianni per raccontarci l'esperienza, quindi adesso, insomma, anche una breve presentazione è sufficiente, poi avrà un suo spazio. Bene. Allora io Don Gianni, sto qui a San Bernardino da Siena come collaboratore Fontana Candida, che più o meno come zona. E diciamo che ho preso l'incarico dal vescovo di riprendere un po' la Casa della Misericordia e gestirla, cambiando la sede, cambiando un po' tutto. E niente, abbiamo anche abbiamo messo su, chiamiamolo ambulatorio, perché ancora dobbiamo capire bene quale servizio possiamo offrire. E insomma, stiamo qui anche per, come diceva Valentina, per capire bene quello che possiamo fare come servizio medico. Ci abbiamo un medico del quartiere che, diciamo, ci offre il servizio tutti i martedì pomeriggio, quindi ci abbiamo anche la possibilità di somministrare medicinali, visto che c'è la presenza del medico. C'è Valentina, c'è anche Vera, che adesso sta qui, insomma, vedo che è collegata, che sono le tre persone, diciamo, che si occupano fondamentalmente dei medicinali, perché noi abbiamo la possibilità di reperirli, però poi vediamo che, insomma, le richieste sono pochissime, quindi vediamo un attimo, ripeto, che cosa possiamo migliorare e come possiamo ottimizzare il servizio, insomma. Poi vediamo. Ok. Io mi chiamo Sor Rossella Tonizzo. E sono Paolo Cerocchi. Posso parlare? Paolo, aspetta, ha cominciato Sor Rossella, piano piano, non si sentiva. Poi Paolo, vai. Ecco, sono Sor Rossella Tonizzo, sono stata invitata da Carla Pietra Catella, che è della mia parrocchia San Romano Martire. È la prima volta che partecipo a questo incontro
So che una mia consorella che era prima di me qui in questa comunità partecipava, allora ero interessata insomma, a conoscere di cosa si tratta e presto un servizio di assistenza spirituale al gruppo opera ospedaliera San Vincenzo De Paoli. Ecco, buongiorno a tutti. Vai Paolo, ora a te. Sì, no. Paolo Cerocchi, parrocchia Santa Croce a Flaminio. Brutte notizie, noi svolgiamo un'attività ormai ridotta al minimo e tantomeno qui la sanitaria che volevamo far decollare e che invece alla fine insomma, è stato proprio un aborto perché c'era un'idea, un po' di entusiasmo iniziale. Io sono l'unico medico del gruppo, pensavo di così... di istituire una sorta di piccolo centro di consulenza sanitaria per avviare, consigliare, perché ci capitano persone con problemi diciamo di tipo sanitario, medico. E questo è per quanto riguarda Santa Croce. Poi volevo anche dire che io facevo un minimo di servizio anche presso un centro che sta alla chiesa di San Rocco all'Augusteo, che non fa parte della Caritas, comunque è un'istituzione molto vecchia che esiste da molti anni, che faceva soprattutto distribuzione di medicinali, oltre anche a qualche visita quando era necessario. Però quella è interrotta, è stata interrotta con l'inizio della pandemia, sia per motivo della pandemia e sia perché a San Rocco stanno facendo dei grossi lavori di ristrutturazione, per cui praticamente la parrocchia, gli locali della parrocchia non sono più frequentabili. Tutto qua. Abbiamo parlato tutti? C'è qualcun altro ancora? Ok, grazie a tutti. Ci saranno poi altri momenti, insomma, in cui scusa, potrà intervenire. Daniela, c'era Vera Di Pietro sì. Che voleva parlare, aveva alzato il ditino, però non ha disattivato il microfono. Adesso, Vera, devi disattivare il microfono. Scusate. Vai. Si va audio. Eccomi, buongiorno. Non so se mi sentite. Sì, sì, ti sentiamo adesso. Ah, Daniela, buongiorno. Niente, io mi occupo, presto sarò al centro d'ascolto della parrocchia Santa Maria della Fiducia e presto servizio come volontariato alla Casa della Misericordia per la distribuzione viveri e svolgo il compito di raccolta farmaci tramite il banco farmaceutico Ollus. E, diciamo sono quella che va a prendere le medicine nei bidoni delle farmacie assegnate e poi le metto le registro online, dopodiché le consegno alla Casa della Misericordia insomma. E, come lavoro lavoro nelle farmacie di tutta Italia e faccio l'inventarista delle medicine. Basta. Penso che basta così. Buon grazie. Lavoro, sono contenta di fare queste, grazie di avermi invitato e sono emozionata. Vabbè. Grazie a te. Ancora qualcuno? Sono Letizia Zanetti della parrocchia San Marcellino e Pietro, vicino San Giovanni. E sono un'operatrice del centro di ascolto 6-5, a cui fanno capo, ma soprattutto distribuiamo farmaci a extracomunitari e comunitari, e soprattutto per problemi sociali. Grazie Letizia, se non ti dispiace cambio il nome che compare così è più facile identificarti. Ok, grazie. E,
ci interessava appunto sapere in che modo possiamo interagire e implementare quello che stiamo facendo. Grazie a voi ancora. Grazie mille. Daniela, mi intrometto un momento per dire una piccola specifica, visto che ciascuno di noi ha dato un po' un'angolatura. Io sono una caregiver professionale, ecco, quindi magari poi questo potrebbe interessare in seguito, negli interventi. Grazie. Grazie a te Luisa, grazie a tutti, perché questo rapido giro di, insomma, nome e cognome in realtà si è trasformato in qualcosa di ben più interessante. Insomma, abbiamo potuto avere qualche informazione di quello che fate e che succede, e questo è sicuramente un arricchimento per tutti. Penso che abbiamo finito il giro, poi se qualcun altro si vuole inserire e se ci sono altri momenti in cui ognuno prende parola, magari ricordateci almeno il nome, così riusciamo più facilmente a identificarci. Grazie ancora a tutti. Grazie Daniela, riprendo io la parola e ringrazio tutti voi per la presentazione, anche per quello che avete detto. Dobbiamo rompere il ghiaccio, quindi dobbiamo per forza, comunque poi non ci vediamo nemmeno di persona, diventa complicato, piuttosto che fare una lista dei partecipanti, ci sembrava più opportuno comunque metterci la faccia, no? Come si dice adesso, in qualche modo conoscerci. Il mio compito, e sarò molto breve, sarà quello di dire dove siamo rimasti, no? Però considerando che ci sono molti nuovi, ho pensato di modificare il titolo, da dove siamo partiti e dove siamo rimasti, ecco, per capire un po', chiaramente in due minuti, però diciamo vi do degli strumenti anche per poter approfondire quello che abbiamo già fatto. Metto una presentazione così è più semplice, non so se vedete tutto quello che... Daniela, si vede? Sì, sì, perfetto. Ok. Il tema salute e povertà chiaramente è sempre un tema che ha sempre convissuto con l'uomo, con le nostre realtà, con le attività nelle parrocchie. Adesso ho messo semplicemente degli slogan, delle frasi, non entriamo nel commento, però questa è stata l'analisi che ci ha portato a dire ma mettiamoci bene in rete, perlomeno tutte le realtà che fanno riferimento alle parrocchie, alle Caritas, per cercare di capire bene quello che sta succedendo e quello che possiamo fare. Dicevo, storicamente il binomio povertà e salute è sempre stato intrecciato, no? Vi ricordate, si dice chi è povero, tanto più una persona è povera, tanto più è il rischio di ammalarsi o sta male, ma ci sono delle malattie che fanno poi cadere nella povertà. Quindi, insomma, questa correlazione c'è sempre stata. Devo dire che in una buona parte della nostra storia, della storia anche italiana, diciamo questo tema di non cadere nella povertà o di sorreggersi nella malattia è stato in qualche modo tamponato, perché una famiglia tradizionale più o meno allargata ha avuto questo ruolo fino a un recentissimo passato. Un ruolo importante l'ha avuto la comunità, hanno avuto le politiche sociali, le politiche sanitarie. Se pensate al grande fermento che è successo nel 78-80, quando nasce il Servizio Sanitario Nazionale, dove effettivamente, finalmente, in quel momento si era fatta una politica sanitaria di tipo universalistico. Diritto, equità, universalismo, responsabilità, partecipazione sono un po' le parole chiave che ci eravamo ripromessi di ritirar fuori nella condivisione in questo percorso che potevamo fare. Poi il tempo ha prodotto vari mutamenti a livello di, anche in termini paradigmatici, della sanità pubblica. Sono uscite fuori tutta una serie di difficoltà, di ostacoli, di disuguaglianze. C'è stata una medicina dei bisogni, una medicina dei desideri. Insomma, tutto, vi sto dicendo in due parole, una riflessione chiaramente complessa che non intendo fare, però queste sono state un po' il rumor di fondo che ci ha portato a dire no, creiamo, vediamo se riusciamo a creare una rete. Non perdo troppo tempo nel presentare effettivamente quello che abbiamo fatto, perché io me l'ero dimenticato, perché poi questo ultimo anno e mezzo
è durato più di un anno e mezzo, sembra che sia durato tantissimo, perché e quindi tutto quello che era stato fatto prima, quasi, cioè, perlomeno personalmente me l'ero quasi dimenticato. Bene, noi abbiamo all'interno del sito della Caritas, ed è questo lo strumento che volevo darvi per recuperare tutto quello che è stato fatto nel passato, abbiamo una pagina che non è accessibile direttamente, cioè bisogna sapere l'indirizzo per andarci, e io vi ho scritto l'indirizzo lì sotto, se lo vedete, www.caritasroma.it/reti di prossimità per la salute, quindi è il titolo, diciamo, di questo gruppo, dove trovate sia una presentazione, no, di quello che cos'è questa rete, così come l'avevamo cominciato a costruire in queste riunioni che abbiamo fatto nel passato. Vi leggo semplicemente una riga che c'è scritto: il motivo era per iniziare un percorso di conoscenza reciproca e di formazione comune sui temi relativi alla salute, al diritto all'assistenza sanitaria, che emergono come urgenti ed escludenti. E da lì abbiamo effettivamente cominciato a dei momenti di incontro, non oserei dire di formazione, ma di incontro, per darci un linguaggio comune, per darci delle chiavi di lettura comune del fenomeno, che poi ci potevano aiutare a, come dire, orientare meglio anche le scelte operative che questo gruppo, questa rete, progressivamente poteva fare. Vi ricordo che questo è un invito, è stato fatto sostanzialmente per quelle parrocchie, quelle organizzazioni legate comunque alle parrocchie o all'interno della realtà ecclesiale, che hanno dei servizi prettamente sanitari o orientati in qualche modo al sanitario, quindi servizi molto puntuali, quindi non semplicemente un centro d'ascolto, dove nel centro d'ascolto c'è tutto e c'è anche la parte sanitaria. Fermo restando che è una rete sempre aperta, cioè tutti possono partecipare indipendentemente poi dal tipo di servizio che c'è. Ma in questa pagina che vi dicevo, e per questo mi permette di andare veloce, c'è poi una parte in basso con dei bottoni, come vedete qua, e dove noi abbiamo inserito, penso tranne l'ultimo incontro di gennaio, perché poi quello che è successo ci ha praticamente travolto, abbiamo inserito tutti i documenti, vedete, i verbali, le pubblicazioni, le brochure, gli eventi, le esperienze, strumenti operativi, che sono mappe, procedure e altre cose, che abbiamo in qualche modo presentato, commentato e su cui abbiamo lavorato nelle passate, le passate volte. Dicevo, è una rete di parrocchie o organizzazioni legate alle parrocchie che hanno come sfondo il tema sanitario, e noi siamo partiti con, come spesso si fa, come ci insegna anche la Caritas, un esame del territorio, no? In qualche modo vedere qual era la situazione. Quindi nell'estate del 2018, io immagino adesso sia cambiato moltissimo, però intanto quello era il punto di partenza, abbiamo fatto una mappatura, abbiamo tentato di fare una mappatura su tutte le parrocchie di Roma, e sono venute fuori 108 o 103 parrocchie o organizzazioni con dei servizi dal punto di vista sanitario. Gran parte era legato all'orientamento sanitario, alla raccolta dei farmaci e in alcuni casi alla dispensazione anche dei farmaci. In alcuni casi c'erano delle visite mediche occasionali, in altri casi invece un vero e proprio ambulatorio medico. Ecco, questo è più o meno il quadro da dove siamo partiti. E abbiamo fatto degli incontri, questi qua sono le locandine dei vari incontri fatti, questo di oggi è il sesto incontro da quando abbiamo iniziato, ma ho messo semplicemente locandine per indicare gli argomenti che abbiamo trattato. In quel periodo, proprio nel dicembre 2018, ad esempio, sono stati approvati i decreti di sicurezza dell'allora Ministro dell'Interno Salvini, e questo aveva creato dei problemi notevoli, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, per cui abbiamo affrontato quei temi. Sui discorsi delle medicine era uscita non da molto tempo una legge nazionale, la legge Gadda, che ha regolamentato la possibilità di garantire le medicine alle persone indigenti, ed erano appena usciti i regolamenti d'attuazione, e quindi in qualche modo abbiamo fatto un approfondimento su quello. Il terzo incontro, ancora la legge sulla sicurezza, e poi abbiamo cominciato a darci un linguaggio comune per quanto riguarda la tipologia di assistiti che potevamo avere, con uno
slogan di fondo che è sempre emerso, cioè non dare per carità quello che si può dare per giustizia. Cioè, quindi laddove c'erano dei diritti, ma questo è un po', come dire, il DNA anche di Caritas e del percorso che è stato fatto insieme anche con le parrocchie durante questo periodo di pandemia, quindi laddove ci sono dei diritti è bene conoscerli, conoscere le procedure, i percorsi, le possibilità, in modo tale che noi non andiamo a sostituirci su qualche cosa che invece è dovuto. E bisogna fare in modo che quel qualcosa che sia, che è dovuto, venga dato nel miglior modo possibile. E quindi abbiamo ragionato sugli STP ed ENI, quindi quelli che hanno fatto il percorso lo sanno, non so quanti di voi altri conoscono questa cosa, ma sono tutte situazioni che potremmo chiaramente andare a recuperare. Ed emerso, siamo al quarto incontro, come vedete sto andando velocemente, il tema della salute mentale, un tema grosso, pesante, devo dire con una prospettiva di situazione ancora più grave in questo periodo e soprattutto nel periodo post pandemia. E quindi abbiamo studiato in qualche modo come l'organizzazione a livello regionale e cittadina pubblica della salute mentale. E poi ancora un altro incontro sui temi della povertà a Roma, sugli infermieri di comunità in parrocchia, se chi c'era se lo ricorderà, è un progetto sponsorizzato anche dalla CEI e quindi volevamo capire un pochettino di più. Abbiamo cominciato anche a definire quale poteva essere la prospettiva del nostro percorso. Ecco. A quel punto arriva Covid e si blocca il tutto. E devo dire che non abbiamo nemmeno avuto la forza immediata di riattivarci come rete. No? Il Covid ci ha letteralmente travolto. Ha travolto, penso, la vita personale di ciascuno, ha travolto le nostre organizzazioni. Noi in particolare come equip dell'ambulatorio siamo stati anche noi travolti, ma abbiamo fatto delle scelte che sono state di grande impegno, ancora oggi di grande impegno. Noi siamo state forse una delle pochissime strutture sanitarie di curie primarie aperte a Roma. Cioè, noi non ci siamo mai chiusi, non è stata mai chiusa l'ambulatorio, con visite di presenza, quindi non con telefonate o appuntamenti o chattare, perché la tipologia delle persone che noi vediamo qui in ambulatorio è una tipologia chiaramente che non permette una mediazione tecnologica, ma bisogna intervenire direttamente. Ecco, questo è stato il passato e diciamo l'oggi. Adesso entriamo in un altro step del nostro incontro, cioè cerchiamo di capire quello che dal vostro punto di vista è successo, no, durante questo periodo, per poi capire alla fine come vogliamo, come possiamo costruire ancora, riprendere il percorso in qualche modo e costruire una progettualità comune. Questo lo vedremo nell'ultimo step, dove vi daremo anche degli aggiornamenti, però anche qui capiamo quello che voi interessa di più o che ci interessa di più, e magari per la prossima volta, se decidiamo di continuare, possiamo fare degli aggiornamenti molto puntuali su alcune cose. Certo, il tema dei vaccini, che è un tema attualissimo, su questo qualche cosa vi daremo, come sta lo stato dell'arte per quanto riguarda le persone più fragili, quelli che noi abbiamo chiamato perlomeno nei percorsi di sanità pubblica in questo momento gli invisibili. Bene, per passare da questa fase alla fase successiva, cioè quella appunto di analisi anche del questionario che è stato fatto e capire quello che vogliamo fare, abbiamo chiesto a due di voi di darci una breve testimonianza di quello che è successo durante la pandemia. In particolare abbiamo chiesto a un collega, che tra l'altro è stato anche volontario qui presso l'ambulatorio, è stato presente in tutto il percorso che fino adesso abbiamo fatto, abbiamo chiesto di dirci quello che è successo. Quindi non so se c'è Adalberto, il dottor Pagano della chiesa Sant'Ignazio di Gnocca della parrocchia Antiochia, se può, avevo visto prima che c'era l'iconcina,
Sì, eccoci qua, sento... Alberto. Ciao Salvatore, buongiorno a tutti. Chiedo allora... scusa perché è dalle 10 meno 10 ho avuto un problema con il mio computer, adesso sto usando quello di Elisa. Perfetto, vabbè, però ci sei, quindi non so se puoi prendere adesso la parola e raccontarci quello che è successo. Dopodiché chiederemo a Don Gianni, che già ci ha anticipato qualche cosa, se ci può dire qualcosa di più su questa progettualità che da quello che abbiamo capito si è, non so se, se è nata o come perlomeno ha avuto delle trasformazioni proprio durante il periodo della pandemia. Quindi così abbiamo una esperienza, diciamo, passata e vediamo a che punto è, e un'esperienza più o meno nuova e vediamo a che punto è. E poi su quello faremo dei ragionamenti. Allora, ad Alberto. Sì, l'esperienza mia, intanto grazie e saluto caramente tutti. Dunque, io faccio parte della parrocchia di Sant'Ignazio di Antiochia, allo statuario, quindi in municipio VII, e praticamente facevo parte del centro di ascolto da un po' di anni. E, lentamente abbiamo creato in parrocchia un punto, diciamo, sanitario, forse il termine non è quello più appropriato, però per dirvi come è nato perché frequentando il centro di ascolto sono venute fuori richieste da parte di queste delle persone, di indigenti che chiedevano ascolto e aiuto alla nostra parrocchia, richiesta di farmaci. E quindi diciamo ho cominciato così ad avere l'idea di creare un punto, se non altro come distribuzione dei farmaci, però è chiaro che dal desiderio a realizzare qualcosa non era facile, però parlando con il parroco Don Jess, parlando con i farmacisti, praticamente abbiamo messo un avviso nelle varie farmacie in cui i cittadini del quartiere che avevano farmaci in casa non scaduti ovviamente potevano portare alle rispettive parrocchie, non solo a quella di cui io facevo parte, la mia parrocchia Sant'Ignazio, ma anche quelle vicine, Santa Barbara e Sant'Arcisio. E lì devo dire che è stata la mia prima grande sorpresa, piacevole ovviamente, perché notare, sentire, vedere, realizzare la disponibilità, il senso di umanità del territorio, perché arrivavano continuamente pacchi di medicine che ovviamente io filtravo, e devo dire che la maggior parte erano buone, cioè non scadute. E così abbiamo creato in parrocchia Sant'Ignazio un punto, un po' di riferimento. È stato creato un armadio, diciamo una pseudo farmacia, e quindi ho potuto realizzare questo, cioè venire incontro alle persone che chiedevano i farmaci. Naturalmente un po' per volta, prima di dare il farmaco, cercavo di instaurare con le persone che si rivolgevano al centro di ascolto della nostra parrocchia un dialogo, perché desideravano i farmaci. Quindi è venuto fuori un po' un dialogo interattivo sulla salute delle persone che chiedevano i farmaci. E quindi un po' per volta è diventato un vero e proprio ambulatorio della parrocchia di Sant'Ignazio. E, tant'è vero che le persone... probabilmente si è diffusa la voce, quindi aumentava il numero dei migranti che facevano riferimento per avere un'assistenza, un dialogo sul loro stato di salute. E ovviamente ho cercato, ho sperato nel tempo di allargare, almeno con un infermiere, questo, diciamo, non è stato praticamente realizzato, anche se nel programma c'era, se non ci fosse successo questo della pandemia. E quindi questo ambulatorio a cui afferivano migranti, e devo dire che nel corso di questi anni, parlo degli ultimi 5 anni, il numero si è allargato, vedevo anche 6, 7, 8 persone, diciamo, alla settimana quando c'era l'apertura del centro di ascolto della parrocchia, e persone migranti a cui stranieri, sia europei, anche extraeuropei, persone del Ghana, persone anche della Nigeria, addirittura anche qualcuno dell'India, oltre naturalmente persone europee. E così si è creato questo ambulatorio in cui
patologie tipo quelle delle alte vie respiratorie, polialgie, malattie metaboliche come il diabete ed altro. E diciamo, si è creato anche una certa ripetitività, nel senso che queste persone diciamo tornavano periodicamente per farsi controllare. Avevo diciamo un po' le prime armi di un medico, non certo come un medico dell'età mia, che ho lavorato in ospedale utilizzando il semplice stetoscopio e l'apparecchio della pressione e diciamo a bassa lingua, cose così molto semplici e banali. La piccola farmacia, diciamo, non era una farmacia, era un armadio in cui conservavo questi farmaci, diciamo si è allargata, nel senso che ciò che non potevo o che non utilizzavo li portavo alla farmacia del centro, appunto, di via Marsala, della splendida farmacia creata appunto qui dall'area sanitaria. E la mia attività poi dalla parrocchia, continuando sempre fino al periodo della pandemia, si è allargata, perché col desiderio di diciamo migliorare questo aiuto umano, sociale alle persone indigenti, e ho partecipato, ho fatto il corso del volontariato della Caritas, mi sembra era novembre-dicembre del 2016, e sia nella parte teorica fatta, impostata, organizzata molto bene, con un coordinatore, ricordo ancora con piacere il nome, Guido, che praticamente ha creato un po' una base veramente di mettere a galla tanti sentimenti, sensazioni, potenzialità che noi avevamo dentro. E poi c'è stata la parte pratica in cui appunto ho avuto l'opportunità, la fortuna e il piacere di poter lavorare, fare la parte pratica al poliambulatorio di via Marsala. E lì è stata un'esperienza per me stupenda. Con tutta la mia età e i miei 40 anni di vita ospedaliera, credo di aver imparato cose nuove dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della fratellanza, ciò che oggi sentiamo ancora di più con questa pandemia. È arrivata la pandemia, cosa è successo? E con grande amarezza l'attività parrocchiale si è interrotta, devo dire con dispiacere anche dei partecipanti del centro di ascolto. Purtroppo perché si è interrotta? Si è interrotta perché svolgevo la mia attività di medico volontario in parrocchia in una saletta che però non poteva essere resa idonea soltanto per un servizio ambulatoriale, ovviamente con tutto quello che comportava la pandemia, quindi sanificazione, sistemazione, cioè delle camicie, eccetera. Per cui c'è stata un'interruzione che speravamo fosse provvisoria. Devo dire che l'attività è ancora, questa sanitaria, sospesa. Hanno ripreso parzialmente come centro di ascolto con dei pacchi viveri, ecco, con un minimo di organizzazione. Quella sanitaria si è interrotta, così come personalmente con grande dispiacere io ho interrotto, qui è stata una mia scelta personale per motivi personali, familiari, allargati e organizzativi, anche diciamo la mia attività come medico specialista endocrinologo a via Marsala. Nonostante l'età, io sono, spero, fiducioso che questo possa riprendere da parte mia, ovviamente, perché so che quanto avete fatto e quanto fate. E quindi intanto io ringrazio, perché devo dire è stata un'esperienza splendida che spero, mi auguro di poter riprendere nonostante le difficoltà che oggi abbiamo. E niente, tutto qui. Grazie, grazie ad Alberto. Grazie a voi. Sicuramente riprenderemo, perché chiaramente abbiamo dovuto chiedere il sacrificio a alcuni volontari di allontanarsi, alcuni appunto si sono allontanati per scelte personali. Ma l'idea è quella, chiaramente, che progressivamente, man mano andrà avanti la campagna vaccinale, chiaramente poter riprendere tutti. Bene,
Altra testimonianza che ci introduce alla seconda parte del nostro incontro, che è quella legata, che abbiamo titolata così, parrocchie, sfide, opportunità e fatiche. Alberto ci ha fatto vedere che sì, la parrocchia di fronte al Covid, in particolare quella struttura, è stata chiusa, quindi in qualche modo c'è stato un forte ridimensionamento. Ci ha fatto anche tra le righe vedere una problematica che più o meno è diffusa, era già diffusa prima ed è diventata molto evidente con la pandemia, cioè che molte delle nostre strutture hanno dei problemi strutturali. E che quindi forse anche su quello bisognerà fare qualche riflessione, no? Nel momento in cui vogliamo attivare delle situazioni particolari, delle attività, dei progetti molto specifici, dobbiamo essere anche ben organizzati per conoscere bene quali possono essere le problematiche strutturali. Questo era uno dei temi che avevamo messo in agenda, ma poi non siamo riusciti ad attivare con la rete. Quando ci vedevamo, addirittura avevamo preso già contatto con un architetto che si occupa di autorizzazioni per capire con lui quali erano i limiti, no? E le possibilità. Però questo è un tema che sarà forse a venire. Invece un'attività che ha continuato, da quello che ho capito, se non addirittura si è attivata durante il periodo della pandemia, è stata proprio quella della Casa della Misericordia. Quindi do la parola a Don Gianni, che ringrazio ancora, per darci una breve testimonianza su quello che è stato fatto. Sì, allora preciso che la Casa della Misericordia già esisteva in precedenza, dal 2016 credo, nella prefettura 17 c'è stato il desiderio di fare un segno, diciamo così, concreto, parlando di misericordia, giubileo della misericordia, e quindi i parroci della 17ª prefettura hanno pensato di mettere su questa casa della misericordia, che praticamente a desiderio del vescovo doveva essere di supporto alle Caritas parrocchiali, vista la situazione, insomma, delle varie parrocchie. Poi durante la pandemia io ho collaborato con Don Giolli, che l'ha poi presa un po' in mano, essendo il parroco della parrocchia Santa Maria della Fiducia, e da agosto scorso, diciamo, quando in piena pandemia, luglio-agosto, ho cominciato a collaborare con lui. Diciamo che durante la pandemia non è finita, per cui siamo nel pieno adesso stiamo uscendo fuori, ma la situazione qual è? Che c'era tantissima gente che chiedeva viveri, ovviamente, che chiede ancora viveri, però diciamo, sempre per il desiderio del vescovo, del settore, non sono stati gli artisti di costruire la sede, essendo nati nella sera, visto che c'è tanti gialli. Scusa Don Gianni, ma c'è molto disturbo. Adesso non so, chiedo a Daniela se ha individuato da quale parte. Credo che sia proprio Don Gianni, mi sa, perché gli altri microfoni sono tutti spenti, quindi potrebbe essere che ci sono dei rumori di fondo. Aspetta, dove sta parlando lui. Cambiando. No, il problema forse è la stanza. Forse sì, è il rumore di stampante. Stampante? Non c'è stampante. No, che ne so. Cambiamo stanza. E questi sono le incertezze di questo tipo di. C'è una stanza più piccola, perché stiamo nella stanza nuova, appunto, del centro di studio. Allora, dice che abbiamo in mano la Casa della Misericordia come realtà già esistente dal 2016 per desiderio di parroci della prefettura 17. E volontà del vescovo Palmieri, e l'abbiamo un po' risistemata, diciamo così, perché, ripeto, era un servizio che, secondo così il desiderio del vescovo e dei parroci, era rivolto, doveva essere rivolto alla 17ª prefettura, quindi diciamo riservato a sostenere le Caritas parrocchiali delle 12 parrocchie del territorio. In pratica adesso funziona in questo modo, che chi ha bisogno di assistenza, soprattutto dei viveri ovviamente,
si rivolge alla parrocchia d'appartenenza attraverso il centro ascolto, viene ascoltato, accolto, viene vista la situazione, se il centro ascolto ritiene opportuno viene indirizzata alla Casa della Misericordia, o perché magari la parrocchia già ha tante persone che assiste e non ce la fa come numero a sostenere altre persone, o per motivi particolari che adesso diciamo rimangono all'interno del centro d'ascolto parrocchiale, quindi, e vengono indirizzati attraverso una tessera, e adesso addirittura la Caritas Roma ci ha dato la possibilità di inserirlo nel SIS come intervento Caritas, la Casa della Misericordia, quindi è rivolta, ripeto, per desiderio del Vescovo al territorio della 17ª prefettura. L'esperienza qual è? Esperienza molto bella, perché il Vescovo mi ha chiesto di prendere almeno due volontari per ogni parrocchia della prefettura, fare una cosa di collaborazione, diciamo, in collaborazione con le parrocchie. La cosa bella, il Vescovo stesso ha detto, sembra un piccolo miracolo, perché grazie a Dio, essendo le parrocchie diverse, nonostante questo si va d'accordo. Dice, questo già è, nel senso, si fa una cosa, siamo contenti di fare questo servizio. Si respira un'aria proprio di servizio, appunto, e questo già è molto positivo. Le persone che vengono in genere vengono, cioè praticamente tutte vengono accolte, nessuno va via senza nulla. Don Gianni, scusa, una domanda, ma sulla sanità in particolare cosa fate? Sulla sanità, appunto, ci arrivavo. Sulla sanità, allora, anche lì già c'era prima una sorta di assistenza sanitaria per chi aveva bisogno. C'era un medico che poi ha deciso di cambiare, insomma. E c'era la possibilità di reperire medicinali, come diceva Vera, attraverso il banco farmaceutico, l'associazione del banco farmaceutico. E cioè, noi abbiamo rifatto più o meno la stessa cosa anche a San Bernardino, avendo un medico nel quartiere che diciamo ci offre il servizio gratuitamente almeno tutti i martedì pomeriggio. E l'esperienza qual è? Che per ora, diciamo, di richieste medicinali ce ne sono poche. Noi quello che abbiamo fatto adesso, abbiamo in qualche modo, in alcune occasioni, sostenuto altre associazioni dando medicinali che già avevamo noi, cioè ce l'hanno chieste, diciamo, le doniamo a chi le sfrutta prima possibile, anche perché poi c'è una scadenza, quindi è meglio sempre quelle utilizzare, no? E comunque abbiamo aiutato alcune nazionali, altre parrocchie o altre situazioni che hanno bisogno di medicinali, anche qualche cosa all'estero. Quindi. Però come assistiti, diciamo, è capitato un caso di un signore che assisteva, un signore anziano che ha preso il Covid e quindi diciamo, come glielo porto queste medicine? È venuto da noi, gli abbiamo dato l'antibiotico che ci ha chiesto, la medicina che ci ha chiesto, gli ha portato a lui, vabbè, insomma, abbiamo. Però i casi di assistenza, di richiesta da parte di assistiti sono pochi. Noi lo stiamo dicendo quando vengono a prendere i viveri, che c'è la possibilità. Lo stiamo dicendo, io l'ho detto a tutti quanti i parroci, che c'è questa possibilità. Stiamo collaborando anche con San Giovanni Maria Vienne, che ha già un punto di distribuzione farmaci da tanti anni. E io penso che sia un problema diciamo, piano piano bisogna entrare un po' in rapporto con le persone che vengono a prendere il pacco viveri e fargli capire che, insomma, che la cosa si può fare. Il problema, ecco, quello, uno dei motivi per cui martedì pomeriggio. Va bene, va bene. Grazie. Una delle cose, dei motivi per cui ho partecipato, cioè volevo partecipare a questo incontro insieme alle altre due volontarie, è capire,
cercare di capire meglio a chi ci possiamo rivolgere, perché qui ci stanno, chiaramente trattandosi di farmaci, ci sono problemi, insomma è una cosa molto delicata. Sì. Non vorrei che suscitiamo un desiderio che non esiste, cioè una richiesta, come dire, un bisogno che non esiste, oppure non lo so, ci sono tante cose delicate perché trattandosi di farmaci, noi grazie a Dio abbiamo il medico, la fa lui, però insomma non dobbiamo neanche entrare, da quello che ho capito, in collisione con il Servizio Sanitario Nazionale. Capire bene. Don Gianni, purtroppo ti sentiamo abbastanza male, anche se penso abbiamo capito i punti significativi, e soprattutto quest'ultimo passaggio mi permette di dire, non è un caso che abbiamo dedicato quasi due riunioni del passato, diciamo, percorso proprio sul tema dei farmaci, perché come hai detto tu è un tema estremamente delicato, perché i farmaci sono strumenti veramente importanti, e quindi bisogna stare attenti a non creare da una parte il bisogno, dall'altra parte che dobbiamo stare attenti alla appropriatezza della prescrizione, insomma sono tutta una serie di situazioni. In più c'è una legge che adesso regolamenta anche la possibilità di erogare i farmaci, quindi dobbiamo in qualche modo stare nel pezzo, però sicuramente questo è un tema di grande attualità e penso sia una delle cose che, su cui forse conviene costantemente tenerci aggiornati. Bene, io ringrazio Adalberto, ringrazio Don Gianni e chiudiamo, diciamo, questa parte legata da una parte a quello che abbiamo fatto e quello che stiamo vivendo, con una parte un po' più dinamica, perlomeno nel senso che abbiamo un pochettino elaborato anche le risposte che qualcuno di voi ha mandato in quel questionario, e dobbiamo anche decidere se il questionario vogliamo diffonderlo maggiormente per capire effettivamente quali sono state le sfide, le opportunità, le fatiche in ambito sanitario in questo periodo. Si sono aggiunte a noi altre due persone che lavorano qui nell'area sanitaria, che sono Marica e Antonella, e in particolare do adesso la staffetta, il testimone ad Giulia e Antonella per questa fase di verifica del questionario stesso. Quindi a voi la parola. Ok, allora buongiorno a tutte e tutti, io mi chiamo Antonella e sono un medico, lavoro qui nella direzione sanitaria del Poliambulatorio Caritas, e non so se anche Giulia vuole presentarsi e poi... Ci siamo salutati. Ah, ok, scusate, io sono arrivata tardi, scusatemi, quindi ho perso il pezzo iniziale. Ed è anche la prima volta che partecipo a questi incontri e sono molto contenta, diciamo anche perché lavoro qui da poco, ma sono cresciuta proprio alla scuola dell'area sanitaria da studentessa, quindi insomma per me è un piacere oggi essere qui insieme. E allora, quello che avevamo pensato a questo punto era di provare insomma a riconnetterci con quello che era, diciamo, che vi abbiamo proposto come attività in un questionario, che alcuni di voi forse hanno avuto modo di vedere e non di inviarci, altri invece sono riusciti ad inviarlo. Comunque, diciamo, il questionario voleva essere l'occasione per provare a confrontarci insieme su tre aspetti principali. Riprendo quindi tre delle domande che avevamo posto nel questionario, per cui chi non l'ha fatto non c'è problema, non era un compito, diciamo, in questo momento che preclude la partecipazione a questo momento, ma anzi lo riprendiamo insieme. Quindi chiederei a Daniela, per favore, di condividere la lavagna. Ok, e chiederei poi a tutti voi di prendere, se possibile, un pezzetto di carta, se ce l'avete sotto a portata di mano, perché adesso partecipiamo un po' tutti, cioè proveremo insomma a condividere insieme un po' tutti quella che è stata la nostra esperienza, e proveremo a farlo, diciamo, partendo da un attimo di riconnessione, cioè ci riconnettiamo adesso provando a riflettere per due minuti su tre degli aspetti principali che vogliamo analizzare adesso, ossia quali sono state, diciamo, le sfide che ci siamo trovati ad affrontare
nel periodo Covid da un punto di vista di servizio sanitario, quindi o comunque di richieste di orientamento sanitario. Quindi in merito alle richieste di orientamento sanitario o in merito al servizio sanitario, se lo avevamo attivo all'interno della nostra parrocchia, quali sfide ci siamo trovati ad affrontare? Quali opportunità abbiamo invece avuto modo di sperimentare, di incontrare nel periodo Covid, e quali sono state invece le fatiche che ci siamo trovati a vivere o ad affrontare? L'idea, non so chi stava scrivendo, credo Giulia, chiedo quindi a Giulia di scrivere queste tre parole, ecco. Quindi l'idea quindi è questa, che ci prendiamo adesso 2 minuti così di silenzio per provare a riconnettere le idee, i pensieri su queste tre diciamo sfere, quindi le sfide, le opportunità e le fatiche. Quindi ognuno adesso ci riflette un po', chi aveva già fatto il questionario magari può partire da quei pensieri e fra 2 minuti come dire, proviamo a ricondividerle insieme. Quindi sono le 11:08, alle 11:10 proviamo a riprendere la parola. Ok, ci siamo? Siamo riusciti tutti ad avere, insomma, a riprendere un po' il filo del discorso? Spero di sì. Allora, ci piaceva partire, diciamo, da quelle che erano state già le sollecitazioni, le riflessioni di chi aveva risposto al questionario e magari partiamo appunto da lì, se forse Giulia può comunicarle e poi riportarle nella lavagna. Eccomi, scusate. Allora, arrivo subito, riprendiamo il questionario che è arrivato, sono arrivate 6 risposte intanto, e le dico a voce e poi appunto mentre parliamo le scrivo anche sulla lavagna. Come sfide nel questionario sono emerse, diciamo, una sfida quella di come continuare, come fare il sostegno agli anziani e agli ammalati più in generale che sono presenti sul territorio della parrocchia. La sfida di dare continuità ai servizi, e questo nel questionario è stato espresso sia per i servizi sanitari su cui ora ci stiamo focalizzando, sia sui servizi di ascolto in generale.
la sfida del lavorare in rete con altri servizi, che già è una sfida sempre e poi ancora di più nella pandemia, e poi come sfida l'assenza di medici, quindi in caso di presenza di servizi sanitari non sempre è stato possibile tenere aperto il servizio perché non c'era personale volontario. Come opportunità, poi appunto cerco di riportare tutto così che lo visualizzate, è stato citato la possibilità di sperimentare nuovi modi per entrare in relazione, per stare in relazione, per prendersi cura delle persone, e anche come opportunità quella di ampliare la rete, quindi la rete come sfida ma anche la rete come opportunità. Come fatiche sono state citate l'orientamento per visite mediche specialistiche, quindi venivano persone con richieste di visite mediche specialistiche, non sapevamo dove orientare, anche un senso di inadeguatezza di fronte alle vecchie e nuove povertà che si potevano incontrare in questo tempo, e poi la fatica di, soprattutto all'inizio della pandemia, in cui penso ci siamo stati tutti, di rintracciare dispositivi di protezione, e quindi questo impediva anche un proseguimento del servizio che era in parrocchia. Allora, ora intanto io riporto sulla lavagna queste cose. Non so se... Se okay, vogliamo aggiungere qualcosa. Intanto. Esatto, e nel frattempo forse mentre appunto Giulia prova a scrivere questo, e io intanto anche poi dopo potrò farlo perché ho scoperto come si fa, perché non riuscivo a farlo, qualcun altro può provare a condividere se vuole aggiungere qualcosa in merito a quello che abbiamo detto. Anche concentrandoci magari su quello che vi sembra, non so, l'ambito l'area che sentite più vicina, per esempio, forse possiamo partire dalle sfide. Posso? Prego. Ad Alberto. Sì, salve. Visto quanto brevemente ho riassunto un po' l'attività della parrocchia di Sant'Ignazio, la sfida per la nostra parrocchia credo che sarebbe quello di riattivare il servizio sanitario periferico, nel senso, allargando il discorso, di allargare proprio il servizio a livello periferico. Ho avuto, come dicevo, l'opportunità di, anche lavorandoci, del centro di Via Massaria, che è un centro stupendo dal punto di vista umano, sanitario, sociale, e quindi ritengo che è molto importante, ecco, è stato anche scritto qui la rete di collegamento, che ritengo sia importantissimo in ogni campo, in quello sanitario lo è ancora di più. Oggi si parla tanto di evoluzione tecnologica, 4G, 5G, però diciamo da questo punto di vista questa realizzazione di una rete di collegamento ritengo che sia molto importante per la funzionalità proprio dal punto di vista ecosociale, di collegamento, dove un punto di riferimento sanitario periferico non può farcela da solo, può avere, diciamo, collaborazione, assistenza, consiglio da parte del centro, che in questo caso ritengo idoneo tantissimo, cioè il centro, per esempio, di Via Marsala. Per quanto riguarda l'opportunità, ma io penso che la pandemia è una tragedia mondiale che dovrebbe mettere in evidenza tutto ciò che noi esseri umani con le nostre fragilità abbiamo creato, e quindi potrebbe essere, diciamo, anche considerata un'opportunità per cercare di sopperire, di ridurre, di frenare tutto ciò che di negativo, diciamo, l'uomo con le sue debolezze ha creato. E allora
quello di come opportunità proprio creare appunto ritorno al discorso della rete e in termini di fatiche cosa fare a livello periferico, cioè delle parrocchie, non solo cercare di creare una struttura per quanto piccola ma che sia idonea, e qui faccio riferimento all'esperienza personale della mia parrocchia. Il motivo per cui è stato interrotto nel marzo dell'anno scorso con la pandemia è perché non potevamo disporre di un locale che non poteva che essere totalmente dedicato a questa attività di tipo sanitaria per le opportune precauzioni che vanno prese. E nello stesso tempo un'altra fatica di cercare di creare un gruppo, diciamo mobile, per portare assistenza anche alle famiglie disagiate, alle persone che diciamo non si possono muovere e quindi anche a livello diciamo di mobilità. Grazie ad Alberto, grazie, e grazie a Giulia che intanto sta appuntando. E per questo momento avevamo pensato di darci diciamo 20 minuti in totale, per cui chiederei a qualcuno che magari non abbiamo avuto modo di sentire, di provare a condividere qualcosa, cercando di essere anche, come dire, breve. Ecco. Mi sentite? Sì, eccoci. Vabbè, io sono Gianluca Palumbo e mi occupo del coordinamento del progetto Non discordar di me, che alcuni di voi diciamo già conoscono. E quindi insomma volevo dare un po' una prospettiva rispetto all'attività che noi facciamo, perché diciamo un progetto che è attivo già da 5 anni e che appunto diciamo si svolge al bordo di un ambulatorio mobile che gira diciamo all'interno di alcune parrocchie del territorio di Roma. Quindi noi ci occupiamo proprio di attività diciamo sanitaria. E un po' diciamo molto brevemente quella che è stata diciamo se in termini diciamo di sfida diciamo la problematica diciamo principale rispetto diciamo alla pandemia è stata diciamo soprattutto appunto quello che era già stato esposto, la difficoltà nel dare continuità diciamo al servizio da un lato rispetto alla diciamo reperibilità proprio del diciamo del personale medico che comunque nell'ambito diciamo della cooperativa Cosa, che ad oggi è quella che tiene in piedi il progetto, per ovvi motivi diciamo di urgenza è stato diciamo impiegato nell'ambito dei reparti Covid e delle terapie intensive, e quindi sia personale medico che infermieristico, e dall'altro diciamo proprio per quello che può essere a livello tecnico la difficoltà di conciliare degli interventi sanitari in uno spazio. Luca, ti abbiamo perso. Diciamo... Abbiamo perso un pezzetto. Ah, mi sentite? Sì, ora sì. Ora sì. Sì, no, dicevo quindi, da un lato proprio la reperibilità del personale e dall'altro proprio la difficoltà di organizzare all'interno di uno spazio come quello dell'ambulatorio diciamo una continuità diciamo del servizio. E questo diciamo in termini di opportunità ci ha dato però la possibilità di sperimentare forme diverse, per esempio nella parte diciamo iniziale del lockdown, quando proprio diciamo eravamo impossibilitati ad operare all'interno delle parrocchie, quando c'è stata diciamo proprio la chiusura, noi comunque abbiamo cercato di attivare sempre in termini di interventi di prevenzione degli interventi a distanza, proprio perché dopo 5 anni si era comunque creata una rete e comunque creata diciamo un legame con sia con gli assistiti che con diciamo, le persone che collaborano diciamo, nelle parrocchie. E abbiamo cercato di, per esempio, di attivare un servizio di ginnastica a distanza in termini di prevenzione per gli anziani, che è il target diciamo come si rivolge al nostro progetto. Dall'altro lato poi è emersa anche la diciamo, definizione in termini diciamo, di bisogni anche sempre maggiore di fasce diciamo non prettamente diciamo anziane, ma comunque legate magari a persone che diciamo, erano sulla fascia tra i
40-50 anni, che diciamo meno garantite sotto un certo punto di vista, e diciamo nei confronti delle quali diciamo, diciamo forse mi sento di dire che potrebbe essere un elemento su cui ragionare per poter diciamo in qualche modo trovare anche diciamo un orientamento per questi tipi di bisogni. Mm-hmm. E diciamo questo brevemente per dare una prospettiva rispetto all'attività che si svolge su più parrocchie, quindi potrebbe essere un gruppo trasversale rispetto alle esperienze. Grazie. Grazie. Posso intervenire? Certo, prego. Dunque, tu Antonella non c'eri quando mi sono presentata, allora io sono una caregiver professionale, mm-hmm. quindi il caregiver che affianca praticamente il caregiver familiare, cioè quella persona che si prende cura della persona malata con problematiche, eccetera, no? In ambito domiciliare. E il professionale va a sostenere, no, il caregiver anche familiare, se non altro anche quando lo cura poi direttamente, si prende la cura diretta, ecco, della persona, no? Allora, in relazione a quanto viene detto, dunque io premetto, non ho un'esperienza di campo diretta, nel senso che non c'è una rete nella quale entro, no? Perché questo dell'attenzione ai caregiver è un campo futuristico, no? Per quanto riguarda sia la legislazione sia le organizzazioni, però vedo crescere un'attenzione notevole e spostando l'obiettivo dalla persona che è in cura a chi l'assiste. Spesso chi l'assiste, questo lo posso dire direttamente e anche per conoscenze di percentuali eccetera, chi assiste a volte vive una situazione di stress e di fatica notevole, almeno se non altro quanto chi è curato. Questo anche a detta di equipe geriatriche che seguono soprattutto gli anziani. E quindi una prima attenzione, una sfida che io accosterei, però forse più di ambito socio-sanitario, è l'attenzione ai caregiver familiari e alle loro problematiche. Ecco, perché possano poi a loro volta essere di sostegno efficace agli anziani e agli ammalati. Un'opportunità che mi viene così da, più che altro forse uno stimolo, ecco, che mi viene da suggerire, è nella fatica di, nella ricerca di nuovi modi di entrare in relazione con chi è malato. E la domanda che mi viene è: perché non creare una rete di contatto con i caregiver familiari, che sono quelli che sono a diretto contatto, no, con la persona malata, ecco, ma anche attraverso i caregiver professionali. Io ho seguito un corso annuale, cioè da ormai da 10 anni, attivato dalla ASL Roma 3 e dalla comunità di Sant'Egidio, presso l'ospedale Santo Spirito in particolare, dove gli iscritti annualmente sono una ottantina, dalle 80 ai 100, che poi arrivano, termine del corso saranno un 2/3, ecco. Questo mi ha stimolato molto a pensare che comunque c'è un sommerso di persone che sono a diretto contatto con le persone malate, e che eventualmente nella conoscenza di queste persone, ecco, con la conoscenza di queste persone si potrebbe chiedere o diciamo così utilizzare, ecco, un sostegno, un aiuto, no? Ecco, e si pensa è vero, si pensa al medico, si pensa all'infermiere che sono insostituibili, ma spesso chi ha poi una conoscenza proprio della realtà familiare è l'assistente,
assistente, no? Che dentro la famiglia. Quindi una provocazione che lancio è quello di creare o a cominciare ad attivare un contatto con gli assistenti, sia caregiver, sia professionali e sia familiari, no? Perché potrebbe essere una mediazione interessante. Ecco, là dove non la persona malata non riesce, ad esempio, soprattutto in questo periodo di Covid, a raggiungere, no, i centri, non so, a raggiungere una parrocchia per poter sottoporre la propria realtà, eccetera, poter avere un contatto, o non è in grado per anche, diciamo così, anche problemi legati proprio alla persona stessa, no? Ecco, e il caregiver potrebbe essere un contatto interessante, ecco, grazie. In questo senso. Grazie. Prego. Grazie Luisa. Ecco, se qualcun altro vuole aggiungere, diciamo, qualche visione che magari non abbiamo ancora individuato, abbiamo qualche piccolo minuto, 3 minuti allo scadere del nostro spazio. Posso dire una cosa? Sì, non ecco, ti vedo. Ecco, salve. Sono della parrocchia di San Gioacchino, sono Pietro della parrocchia di San Gioacchino. Sì, ciao. Allora, io volevo dire, già ho risposto al questionario l'altro giorno, comunque. Volevo un attimino dare quest'altro contributo, questo piccolo contributo, soprattutto su due aspetti. Il primo aspetto è magari una delle grandi sfide che potrebbero nascere, è uno di creare dei presidi territoriali un po' spalmati su tutto il territorio di Roma. Quindi dei presidi, magari fosse uno per prefettura, sarebbe una grande cosa. Questo per dare un'opportunità maggiore anche e soprattutto a queste persone indigenti di girare il meno possibile e avere più a portata di mano. E, un'altra cosa che volevo dire era perché la Caritas, essendo una struttura ecclesiale diocesana, perché non contattare le strutture ospedaliere cattoliche proprio per dare delle opportunità anche per via dei pagamenti a volte molto onerosi a queste persone indigenti per fare visite specialistiche oppure anche per prendere magari medicinali diciamo a dei costi magari più bassi o comunque anche gratuiti. Questa è un po' una delle sfide che volevo lanciare. Ecco, grazie. Forse salutiamo Don Ben, che vedo solo adesso, non so se era arrivato anche prima. Buongiorno a tutti, non mi volevo inserire. Continuate pure. Grazie. Ok, abbiamo ancora 2 minuti, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Qualcuno che magari non ha ancora parlato. Altrimenti chiederei a Giulia forse di fare un attimo un recap di quello che ci siamo dette e delle prospettive sul questionario, insomma, che possiamo avere. Mm-hmm. Allora, intanto la lavagna, come vedete, è un po' da sistemare, prendiamo sempre più, come dire, familiarità con questi mezzi, anche di Zoom. Poi la sistemeremo. L'idea del questionario era di iniziare appunto a parlare tra noi, a cercare di capire veramente come erano andate questo tempo a livello del territorio, a livello della diocesi, delle parrocchie. Con gli spunti che sono nati dalle risposte che ci sono arrivate fino a ieri al questionario e da questa diciamo, piccola discussione che abbiamo fatto insieme, l'idea è quella di strutturare un questionario più completo, anche con delle opzioni chiuse, che sono appunto quelle che vedete scritte qui, e chiedere poi a tutte le parrocchie di Roma, perlomeno quelle che hanno un servizio sanitario, di rispondere, di dire la loro, insomma, di raccontarci un po' la loro esperienza. Per capire anche come possiamo andare avanti insieme. Come diceva Salvatore, questa rete ha iniziato, ha avuto un percorso di formazione, informazione, conoscenza, poi a un certo punto blackout della pandemia,
quindi per più di un anno non ci siamo visti. Ora vogliamo riniziare il percorso anche appunto partendo dall'ascolto di quella che è la realtà. Quindi sicuramente gli input che sono arrivati ora anche dalla discussione ci aiuteranno anche a programmare i prossimi incontri e ci aiuteranno anche a strutturare meglio questo questionario per ascoltare anche chi magari oggi non si è potuto collegare. E questo direi che dagli interventi che sono emersi, forse una delle parole chiavi, che è la parola chiave del nostro incontro, è la parola rete, e tutti più o meno l'hanno detto, la rete tra i servizi, la rete tra i caregiver, questo diciamo direi che è importante e direi che siamo qui per questo, quindi se continuiamo a camminare così, diciamo andiamo nella direzione giusta e poi ci risettiamo in ogni incontro. Non so se si vuole aggiungere qualcosa, se no. Forse ripasseremmo la parola a Salvatore per sì. La parte. Eccomi qua. Bene, grazie Antonella, grazie a Giulia, grazie a chi ha partecipato in questa fase che è faticosa a distanza. Io mi rendo conto che tutto è più faticoso, però dobbiamo riallacciare, no, le connessioni, riattivarci e magari attivarci con una prospettiva comunque partecipata da tutti. Prima di arrivare all'ultimo momento del nostro incontro, che sono gli aggiornamenti e le azioni possibili, io darei la parola a Don Ben, se lui è d'accordo, dalla macchina, senza che si distragga troppo, anzi io consiglio il parcheggiare da una parte, fermarsi un attimo, perché c'entra bene Don Ben, lui sta facendo una riflessione, anche sta accompagnando una riflessione all'interno di tutta la Caritas sulle sfide, sulle opportunità, e quindi insomma sta bene in questa fase che lui ci dica qualche parola. Don Ben, puoi farlo? Microfono. Mi sono fermato, eccomi. Ecco, bravo. Ascolta i consigli del dottore intanto. Diciamo che non riesco ad ascoltarli sempre, ma qualche volta sì. Dunque, sì, scusate questa formula di collegamento, però è anche il fatto che dovevo intervenire e salutarvi all'inizio. Però alla fine, diciamo così, ho avuto un funerale. Tra l'altro, ecco, vi racconto questo, ho appena celebrato il funerale di una persona che, pensate, aveva 7 stent, io non vedo più nessuno, quindi 7 stent, aveva fatto tanti interventi e viveva con la consapevolezza che poteva morire da un giorno all'altro. E voi mi sentite? Sì, sì, sì. Okay. Ti sentiamo. Bene. E ti vediamo. Bene, quindi celebrando questo funerale, dicevo quanto è faticoso a volte coinvolgere le persone, perché lui aveva bisogno di relazioni sociali per poter vivere. Questa minaccia costante di morte, da un momento all'altro, lo poteva far rintanare dentro casa. Invece, nella mia vecchia parrocchia, mi ero inventato il fatto che diventasse il guardiano, il custode della casa di Dio. Lui stava lì sulla panchina, non faceva niente. Però questo tipo di nuova relazione l'ha tirato fuori da casa e non è che gli ha ridato la salute, ma è andato avanti 8-9 anni, insomma, con questo. Per cui non si tratta di specializzarci dal punto di vista, diciamo, delle prestazioni sanitarie, ma noi essere costantemente stimolo e lievito per le istituzioni, per tutte le realtà territoriali, per le comunità parrocchiali, e di essere costantemente lievito a dire non serve la cura, servono relazioni, è una cosa sociosanitaria, no? Come la frase del poliambulatorio, accogliere già curare, no? E su questo forse io nei mesi scorsi ero stato contattato da un diacono permanente che voleva aprire un servizio sanitario nella sua parrocchia. Avevo detto ma servono queste prestazioni sanitarie? Beh, dove potrebbero venire delle persone? Ho detto guardate, provate a vedere che cosa realmente serve nella vostra, non nella parrocchia, ma sul territorio, perché spesso le persone, a seconda di dove vivono, hanno bisogno di altre cose. E poi, difatti, hanno scoperto che
c'era l'estremo isolamento, diciamo così, delle persone del loro quartiere, che è il famoso barbonismo domestico, che era alla fine, sì, tutta una serie di persone che avevano problemi anche psichici e così via, ma non servivano specializzazioni in prestazioni sanitarie, per quello potevano tranquillamente agganciarsi con il poliambulatorio. Ecco perché io dico, bello, facciamo rete tutti insieme, con la consapevolezza che su ogni territorio potrebbero esserci delle cose necessarie da costruire e, e altre invece da far diminuire per farlo confluire altrove, senza che ci superattrezziamo in un discorso di, come dire, di servizi paralleli alle istituzioni. Questo l'avrà anche detto Salvatore. E dico un'altra cosa e mi fermo. Questa mattina, io non so se avete letto, su Roma Today è venuto fuori che in Viale delle Province hanno trovato, sono stati chiamati perché è morta una persona e i due fratelli che vivevano con lui, tutti anziani, quindi hanno aspettato tantissimi giorni prima di chiamare il comune o le forze dello... Quindi era una cosa disastrosa dal racconto. Che cos'era? Una povertà sanitaria quella? Sì, perché le due persone che sono rimaste in vita, i due fratelli, hanno problemi psichici. Ma è un problema sanitario? No, prima ancora che sanitario era relazionale, perché tutto il discorso dell'isolamento, del barbonismo domestico che vivevano loro, li ha totalmente staccati dalla realtà. Però ci sono delle zone di periferia dove forse non c'è il barbonismo, a volte nelle zone più povere il barbonismo domestico è più difficile viverlo, se vogliamo, no? Perché sta talmente precario che si accorgono tutti di te. Quindi va bene la rete nella complementarietà, ma soprattutto lievito di capire che dobbiamo fare carità, azione di promozione della carità sociosanitaria. Poi la sanitaria c'è, interfacciandoci, anche l'altro giorno abbiamo visto la nuova direttrice dell'ospedale San Giovanni dicendo guardate, vorremmo vivere le cose in ottica di sussidiarietà, di complementarietà e così via, vorremmo rinnovare il protocollo, quello anche lo possiamo fare, ma spesso sul territorio dai piccoli segnali sanitari in realtà poi si arriva che la radice è sociale, che casca bene con noi, perché noi non siamo specializzati in sanità, siamo specializzati sulla persona e lì nell'insieme della persona ci rendiamo conto di che cosa c'è bisogno sul territorio. Allora appunto in accordo con l'area sanitaria nostra della Caritas diocesana poi possiamo immaginare qual è la cosa più seria e più sensata da fare senza riprodurre o moltiplicare i servizi. Detto questo, io volevo anche, ripeto, mi scuso con voi se non mi sono collegato dall'inizio per ascoltare tutti i vostri interventi, però voglio anche ringraziarvi per quello che fate giorno per giorno, anche lì dove non vi arrendete alla famosa, che ne so, burocrazia, a tutti gli intoppi, a prendere per mano le persone, soprattutto quelle più anziane, a non trascurare la propria salute, a rimetterli in un discorso di circolarità relazionale vitale. Di questo volevo anche ringraziarvi, ecco. Bene, detto grazie. Questo lascio la parola. Sì, sì, grazie, grazie Don Ben. Stimoli importanti che hai dato, che si coniugano molto bene con quello che abbiamo detto fino adesso. Ecco, Don Ben forse ha sollevato questi binomi che esistono, che noi dobbiamo in qualche modo coniugare nel miglior modo possibile, cioè quello dei bisogni e delle risorse, quello dei diritti e della solidarietà, quello del sociale e del sanitario. E anche, mi sembra che ha dato due parole chiave che potrebbero essere, che sono la relazione, relazioni anche personali, e la rete, che non è altro che una relazione un po' sulla scala un tantino più larga. Poi Salvatore, aggiungo, non so se avete parlato del pallino personale che un po' di tempo, cioè i servizi psicologici per i poveri andranno sviluppati, perché quello... L'AS dismette, veramente, esatto. I poveri saranno esclusi. Sì, ci sono degli ambiti effettivamente che sono non più presidiati, mentre su tante cose il servizio pubblico ancora è presente, presidia, dobbiamo noi conoscerlo bene per poter avviare percorsi adeguati, alcuni invece sono critici.
questo della salute mentale è veramente uno dei punti più critici in assoluto del servizio pubblico, e quindi in qualche modo dobbiamo anche noi ragionare e farci carico di alcune cose. Bene, non so se qualcuno vuole commentare brevemente quello che ha detto Don Bene, se no andiamo verso la conclusione con alcuni aggiornamenti ed alcune possibili proposte. Alberto, posso? Mi sentite? Alberto, vai, parla, seduti, sì. Ho sentito con grande piacere Don Ben integrare anche quello, Salvatore, che hai detto. La parola credo difficile oggi, nonostante la cosiddetta integrazione tecnologica, è integrare i bisogni. E qui forse bisognerebbe fare un approfondimento psicologico, perché spesso l'essere umano, che forse mai come oggi si sente ancora più confuso, debole, e forse anche, è anche diminuita la possibilità di comunicare all'altro ciò di cui necessita, sente carenza, cioè dei suoi bisogni. Ovviamente stiamo parlando dei bisogni sanitari. Ritornando al discorso della parrocchia, io ritengo, anche per l'esperienza personale, nella parrocchia di Sant'Ignazio, che la parrocchia è un elemento strutturale fondamentale per il territorio. Cerco di fare un esempio pratico. Non tutti sono credenti e quindi possono anche non accedere mai alla parrocchia, però dei bisogni elementari umani, per esempio il bisogno sanitario, quello della salute. Ovviamente mi rivolgo a migranti e non solo, perché anche sempre con l'esperienza della nostra parrocchia, mentre all'inizio, anni fa, erano soltanto migranti che chiedevano un apporto, un aiuto, una solidarietà, adesso ci sono anche degli italiani. Quindi cercare di integrare e di considerare quello che può essere l'elemento che tiene conto dei bisogni primari, per esempio quello sanitario. In base all'esigenza dello stato di salute del paziente, ovviamente ci rivolgiamo ai disagiati, agli indigenti, a quelli che vivono anche per le strade, hanno minor timore, parlo per l'esperienza personale della mia parrocchia, si rivolgono più facilmente alla parrocchia che non alle strutture pubbliche. Le persone che si avvicinavano e si avvicinano alla nostra parrocchia senza documenti, praticamente noi diamo le informazioni idonee per poter avere diciamo un permesso di soggiorno oppure rinnovarlo, una carta diciamo anche di identità, dove rivolgersi, ma troviamo enorme difficoltà perché queste persone, o molte di loro, praticamente si rivolgono e seguono questo percorso necessario per essere, diciamo, un po' regolari, regolarizzati. Mentre avvicinarsi alla parrocchia, se la parrocchia, diciamo, come la molte di loro, ovviamente io parlo con l'esperienza personale della mia parrocchia, e abbiamo trovato, riscontrato persone che si aprivano con una certa facilità, se chi era dedicato all'ascolto, e praticamente riuscivamo, diciamo, a cercare di aiutarli nei loro bisogni, ovviamente non solo sanitari, ma anche per esempio quelli alimentari. Quindi in sostanza la territorio e parrocchia per me costituiscono una potenziale simbiosi di aiutare i più deboli. Bene, grazie. Salvatore, mi scuso, volevo sì, 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 brevissimamente, perché si è tempo mai. Intanto voglio ringraziare, non so come dire, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le mie forze, Don Ben. Don Ben oggi mi ha dato una conferma enorme di quello che stiamo cercando di fare nella nostra parrocchia, Santa Maria Madre della Provvidenza. Non ripeto le parole di Don Ben perché inquadra benissimo il nostro sforzo. Il nostro sforzo è
quello di non tanto attendere che le persone vengano da noi, ma noi andare da loro. Allora, ci sono alcuni volontari, non molti chiaramente, però l'intenzione di allargare questo giro, che si assumono, senza nessuna presunzione, però si assumono il carico di una, due, tre, quelle che si riesce, no? Famiglie o singole persone che sono in questo bisogno sociosanitario. E entrando con molta delicatezza, chiaramente molta attenzione e molta pazienza e tempo nelle problematiche, che come diceva Don Ben, no, risalgono poi a una dimensione sociale, ecco, più che non nessuno di noi è un medico, magari, ecco, però abbiamo approssimazioni in questo genere. Ma questo è quello che ci sta spronando a continuare, e vediamo che si va scoprendo un mondo veramente estremamente grande e bisognoso. Quindi è un'inversione di marcia, non aspettiamo che vengano, ma siamo noi che andiamo e arriviamo a conoscere queste realtà, le abbiamo conosciute attraverso quella dispensa dei pacchi, no? Lì allora avevamo preso alcune note sulle famiglie, adesso le stiamo ricontattando e per sentire come vanno le cose, se hanno ancora le stesse problematiche. Da lì si aprono, no, ecco, degli orizzonti veramente anche un po' spaventosi talora. Però ecco, ciascuno di noi, io ho quattro situazioni e ce n'ho abbastanza, perché seguire da sola, o meglio con il consiglio di qualcuno però che mi affianca, ma seguire quattro situazioni andandoci in fondo è veramente impegnativo, insomma. Quindi credo che l'indirizzo di Don Ben sia un po' veramente la sfida e l'opportunità di oggi. Me la sottoscrivo in pieno. Grazie, Don Ben. Grazie, Luisa. Sentite, mancano 10 minuti, mi prenderò 5 minuti in più, quindi sfoderemo con un quarto d'ora, cioè con 5 minuti di ritardo, e però devo andare verso la conclusione. Come spesso succede, man mano che si va avanti, poi il clima si riscalda e uno comincia anche maggiormente a intervenire. Però ecco, rispettiamo un pochettino i tempi. E devo dire che anche diciamo, quello che mi ero preparato vanno molto nella logica di queste ultime cose che sono state dette, no? Le parrocchie come avamposto di una solidarietà sul territorio, il fatto di ripensare dei progetti con delle offerte attive, cioè quello dell'uscire, no? Verso situazioni di marginalità, sia in termini di scoprire queste situazioni, ma anche nel termine di dare risposte. In alcuni casi le risposte sono un accompagnamento fisico anche a dei percorsi di assistenza, in altri momenti sono una prossimità, una reale prossimità nei confronti della persona. Anche in questo caso ho preparato delle diapositive, ma per essere veramente più rapido, spero che possiate, le vedete, insomma, si vedono? Daniela, dammi tu la conferma. Sì, sì. Okay. Sì, sì, perfettamente. Allora, come aggiornamenti, non abbiamo molto tempo per dirvi, diciamo che l'aggiornamento è soprattutto sul Covid, anche se poi vi dirò qualcosa anche non solo sul Covid, ed è stato tutto il grandissimo sforzo che noi abbiamo fatto, ad esempio per continuare ad accogliere le persone senza dimora, accogliere le persone, diciamo, in condizioni di estrema fragilità sociale, però accoglierle in sicurezza. E anche per permettere alle parrocchie di accogliere in sicurezza delle persone. Per mesi abbiamo lottato, bene in prima persona, per l'istituzione delle cosiddette strutture ponte che noi avevamo ipotizzato, non solo noi e un gruppo di altri gruppi, altre associazioni, istituzioni, soprattutto però legate al privato sociale, al volontariato, avevamo individuato effettivamente la soluzione della struttura ponte come la possibilità di continuare ad accogliere le persone più fragili nel periodo di Covid ed accoglierle con sicurezza. Purtroppo le istituzioni sono state molto molto lente o addirittura assenti nel muoversi in questo senso, qualche cosetta è uscita fuori. Noi come Caritas ci siamo organizzati rimodificando l'ostello, diventando una vera e propria struttura ponte, per cui le persone che anche poi abbiamo
chiesto che alle parrocchie di accogliere, le abbiamo fatte passare attraverso un percorso che garantiva l'assoluta sicurezza, l'assoluta diciamo, tutela nei confronti sia delle persone, degli individui, sia delle collettività dove loro andavano. Ma su questo non entro troppo nel dettaglio, perché sembra quasi, è una fase che stiamo ancora vivendo, ma sembra quasi superata. Adesso il tema è il tema dei vaccini. Ci sarà un vaccino per tutti? O meglio, c'è un diritto del vaccino per tutti? Ci arrivano spesso anche telefonate in questo senso all'ambulatorio. Allora, la risposta è sì. Cioè, tutte le persone che sono presenti in Italia, in qualsiasi condizioni essi siano presenti, che abbiano o non abbiano i documenti, che siano immigrati regolari o non regolari, che siano italiani senza dimora ma che, e che magari non hanno temporaneamente un documento, ce l'hanno scaduto, bene, sul piano del diritto tutte queste persone hanno diritto al vaccino. Sembra una cosa, diciamo, retorica, però è un passaggio fondamentale. L'AIFA, che è l'organismo che si occupa del controllo delle medicine, nel caso specifico dei vaccini, ha proprio scritto sulla sua pagina che tutte le persone hanno diritto al vaccino, e laddove queste persone non hanno la tessera di iscrizione al servizio sanitario, è possibile farlo col tesserino STP, che è il tesserino che riguarda gli immigrati non in regola, o il tesserino ENI, o anche con un documento scaduto, o anche, in assenza di un documento, con l'autodichiarazione della propria identità, ancor meglio se c'è un'organizzazione dietro le spalle. Questa organizzazione potrebbe essere la stessa parrocchia, o potrebbe essere il servizio sociale, potrebbe essere un ente pubblico, potrebbe essere la stessa ASL. Cioè, l'AIFA, ormai da 2 o 3 mesi, ha dichiarato in maniera chiara che non è possibile escludere nessuno. Il problema è come includere persone senza documenti, se l'unico sistema attualmente in vigore per poter accedere ai vaccini, seppur nell'ordine che poi le normative nazionali o le normative regionali ci dicono, è attraverso l'iscrizione e attraverso o il proprio medico di medicina generale, ma molto residuale in questo momento, o attraverso il portale della regione. E se qualcuno di voi si è iscritto nel portale della regione perché era legato all'età oppure al tipo di professione, avrà visto che serve ad esempio il codice fiscale, serve ad esempio il numero di tessera sanitaria. E quindi se quello è il modo, capite bene che una popolazione più fragile, quella che viene a volte nei nostri centri d'accoglienza o nelle strutture d'ascolto o nel poliambulatorio, poi difficilmente può accedere. Bene, su questo sappiate che c'è un'interlocuzione molto forte a livello nazionale e a livello locale, con un ruolo anche presente nostro della Caritas, perché la regione possa trovare degli strumenti per poter in qualche modo superare questa impasse di tipo amministrativo. Con quali tempi? Già da adesso noi riteniamo che le persone in condizioni di fragilità sociale, che rientrano nelle categorie a cui è stato detto che è possibile avviarsi alla vaccinazione, quindi chiaramente quelle per età e per forte vulnerabilità, secondo appunto quello che è indicato dalla regione, già adesso anche queste persone possono accedere ai vaccini. Poiché la regione però ancora non ha dato lo strumento, quello che stiamo provando a fare è forzare sulle singole ASL la possibilità di accedere. Quindi noi come l'ambulatorio abbiamo creato delle liste, abbiamo fatto delle segnalazioni, lo stesso è stato fatto nei centri d'accoglienza, per poter in qualche modo forzare un percorso che nel giro dei prossimi giorni, io immagino non in tempi molto lunghi, sarà formalizzato, e quindi noi lo diremo un po' a tutte la rete e tutte le strutture con cui siamo in contatto. I tempi non saranno brevissimi per tutti gli altri, cioè le persone che sono nelle strutture d'accoglienza o le persone senza dimora, che ripeto, sul piano di diritto lo hanno, sul piano della cronologia ancora non è stato definito quando, però ci stanno dei segnali che ci dicono che non saranno tra gli ultimi, anzi a breve potranno essere inseriti nei percorsi. Il grosso nodo è la presenza o l'assenza dei vaccini, chiaramente. Noi avevamo puntato tantissimo, noi come proposta Caritas, proposta dell'associazionismo,
e anche la stessa, alcuni documenti ufficiali lo dicevano, avevamo puntato in particolare per le persone più fragili al vaccino Johnson & Johnson, perché è un vaccino monodose. Chiaramente adesso tutto è bloccato, come avete potuto sentire, addirittura qualcuno sta mettendo in dubbio che il Johnson & Johnson sia valido con una dose solo, quindi le carte si stanno rimescolando, quindi bisognerà capire. Ecco, sappiate che comunque siamo abbastanza sul pezzo, quindi ogni qualsiasi novità lo segnaleremo. Adesso che abbiamo riscoperto che abbiamo questa pagina dedicata nel portale nel sito della Caritas, lì probabilmente metteremo tutti gli aggiornamenti, in modo tale che tutti voi in qualsiasi momento vi potete collegare e avete almeno delle informazioni, quelle che abbiamo noi e quindi che potete in qualche modo utilizzare. Se qualcuno è interessato, diciamo, a una riflessione di fondo, questo è un articolo che è uscito recentemente a livello non locale, non cittadino, una riflessione, una proposta a livello nazionale sul tema degli invisibili e del diritto al vaccino a livello locale, ma anche a livello internazionale. Altri aggiornamenti, proprio rapidi, quasi verso la chiusura, sono aggiornamenti che non c'entrano col vaccino, ma sono aggiornamenti molto importanti che ha fatto il percorso con noi passato. Sa bene come il tema delle esenzioni del ticket per la popolazione più fragile è un tema importante. Bene, da dicembre ad oggi, l'ultimo è successo 15 giorni fa, la Regione ha emanato due nuove esenzioni importanti. L'E05, che è l'esenzione per i minori non accompagnati, italiani o stranieri, quindi tutti coloro, i minori che sono dati in affidamento, anche coloro che sono dati in affidamento all'interno di comunità, ripeto, italiane o straniere, hanno nella Regione Lazio, siamo l'unica regione che ha dato questa possibilità, che è una possibilità prevista dalla normativa nazionale, quindi non è che stiamo facendo delle cose particolari, però stiamo mettendo in atto delle normative nazionali, anche perché qui nel Lazio c'è un grosso azione di advocacy, come si dice, di pressione nei confronti della Regione perché lo faccia. Quindi i minori non accompagnati hanno questo codice di esenzione E05 per tutte le prestazioni sanitarie. E 15 giorni fa è uscito quest'altro codice di esenzione, l'E06, per i richiedenti asilo nella fase di richiesta d'asilo. Quindi fin quanto hanno un permesso di soggiorno e quindi un'iscrizione al servizio sanitario in quanto richiedente asilo, sono esentati dal ticket. Fino a 15 giorni fa l'esenzione dal ticket era solamente per 6 mesi, adesso invece fin quanto non si arriva a risoluzione del percorso, risoluzione che è diventato molto più lunga chiaramente in questa fase. Sempre sul tema degli immigrati è uscita ieri, proprio ieri, quindi proprio siete sulla notizia, la mappatura aggiornata di tutti gli ambulatori STP ed ENI, quindi ambulatori perlomeno per quanto riguarda gli immigrati, presenti in tutto il Lazio. È una mappa interattiva, già ne avevamo parlato perché già era stata messa online, però chiaramente è stata superata nel tempo, però adesso è aggiornato, su questo sito che si chiama sanimap.it. Potete trovare con geolocalizzazione, quindi mettete la via dove serve, chiedete l'informazione, mi dice qual è l'ambulatorio o l'ufficio più vicino per garantire la tessera sanitaria piuttosto che l'ambulatorio per immigrati. Sono anche riprese le riunioni mensili del GRIS, il GRIS sta per Gruppo Immigrazione e Salute, dove chiunque di voi fosse interessato può partecipare, manda a noi, a Daniela, la richiesta, noi lo inseriamo nella main list. Il GRIS si occupa sostanzialmente di immigrati, ma la pandemia ha fatto scoprire un'altra cosa, e questa è la cosa anche interessante, che gli immigrati, soprattutto in condizioni di fragilità sociale, condividono gli stessi spazi degli italiani in condizioni di fragilità sociale, e gli italiani in condizioni di fragilità sociale, pur essendo italiani, hanno le stesse difficoltà, forse di più per alcuni versi, ad accedere ai servizi sanitari, perché non hanno più il codice fiscale, perché la tessera sanitaria è scaduta, perché non sono residenti e così via. Quindi il GRIS sempre di più si sta interessando anche della fragilità sociale a tutto campo, e per questo a noi
che lavoriamo proprio sul fronte della fragilità sociale, può essere veramente importante poter partecipare per chi fosse interessato. Azioni possibili, e concludiamo con questo. Le azioni possibili non lo sappiamo, o meglio, sono arrivate tante sollecitazioni. Come ha detto Giulia, questo è il questionario che alcuni di voi hanno fatto, che adesso lo andremo a confezionare anche con le cose che sono emerse in questo incontro, e vorremmo veramente lanciarlo a livello cittadino, proprio perché cittadino delle parrocchie, delle comunità parrocchiali, per capire appunto come possiamo rilanciare anche questo tavolo, che è un tavolo che ha la sanità di fondo, ecco, però chiaramente si integra molto col sociale. Quindi le domande aperte che sono qui, ma penso di poter interpretare che sicuramente sono domande in qualche modo retoriche, perlomeno alcune, cioè rilanciare la rete, sì, probabilmente è il momento di rilanciarla. Riprendere temi di aggiornamento e di linguaggio comune, ecco, questo siete voi che ce lo dovete dire, non abbiamo più tempo per entrare nel merito di questo, però sicuramente con delle mail, con delle comunicazioni, sia Daniela che Simona sono disponibili chiaramente a ricevere direttamente delle sollecitazioni per capire come organizzare il percorso futuro. Ed ancora, vogliamo aggiungere all'operatività una riflessione pastorale, politica, culturale su questi temi. Quello che diceva Don Bene è un tema, cioè il tema della sussidiarietà è fondamentale. Fino a che punto noi ci dobbiamo esporre in ambito di sussidiario, di essere sussidiari? Fino a che punto la solidarietà va a sostituire la sussidiarietà? Il tema della salute mentale è uno dei temi forti, no? E lì sussidiari forse non basta più, ma allora che dobbiamo fare? Insomma, sono tutte questioni aperte, ecco, non abbiamo delle risposte già confezionate. E quindi poter fare degli approfondimenti operativi. Un anno fa, quando siamo fermati, erano in cantiere, c'erano due incontri che dovevamo fare sui Rom, sulla popolazione Rom sinta e camminante, e un'altra sugli iter autorizzativi. Sono ancora valide queste cose? Vogliamo invece ragionare su altro? Sul Covid è forse più importante che abbiamo tutta un'altra serie di informazioni più operative, quando ad esempio si attiveranno i percorsi per i vaccini? Ecco, tutti argomenti che possiamo mettere in qualche modo in campo. E poi ancora, no, il passaggio finale era: facciamo una progettualità comune, costruiamo una vera rete. La vera rete non è solamente il fatto di incontrarci e di scambiarsi delle cose, ma cominciare a costruire dei percorsi ad intra all'interno della rete, ma anche dei percorsi ad extra. Se voi ci avete fatto caso, in questa rete, in questa barlume di rete con cui ci siamo ritrovati oggi, ci sono delle risorse incredibili, dal camper, non discordate me, alle esperienze di ambulatori che momentaneamente sono chiusi, o di ambulatori o di strutture in qualche modo in rete con le strutture d'ascolto, tutto il tema dell'assistenza domiciliare in qualche modo sotto forma di accompagnamento, compagnia, missione, di accudimento. Ecco, se vediamo semplicemente queste cose, sono cose comunque estremamente importanti da poter costruire, quindi non solo una condivisione, uno scambio di informazione, ma una vera e propria progettualità. Questa è la diapositiva che ci proiettiamo noi spesso qui all'interno dell'area sanitaria quando facciamo degli incontri di formazione, che è una considerazione che è conclusiva su questa situazione attuale, ma che ci apre a delle prospettive diverse, perché le disuguaglianze economiche e sociali legate al Covid sono chiaramente in aumento sia tra le popolazioni già fragili, cioè i poveri, ma con nuovi ingressi e con nuove vulnerabilità. Questo è un altro dato importante, dalle parrocchie ci arriva questa informazione, ma anche da tutte le letture anche sociologiche che ci sono nella città di Roma, le disuguaglianze sono veramente in aumento e quindi anche i bisogni si stanno modificando. L'altra considerazione è che la sanità è concentrata sul Covid, ancora oggi è sostanzialmente concentrata sul Covid e si stanno lasciando indietro tutta una serie di bisogni. Sì. Altri bisogni sanitari
E quindi sta mettendo in difficoltà tutti, anche noi chiaramente, ma soprattutto sta mettendo in difficoltà i più deboli. Quindi suppli bisogni non Covid, quindi ogni giorno esce qualche ricerca che ci dice quanti screening in meno si sono fatti, quanti accessi alla terapia, alle terapie anche tumorali non si sono fatte perché tutto questo è interrotto. Sta emergendo un'ulteriore povertà nella povertà. Ci sono degli invisibili più invisibili degli altri. Questa è l'esperienza che noi abbiamo avuto in ambulatorio durante il periodo del primo lockdown. Noi siamo stati aperti, vi ho detto. Noi pensavamo di essere già una struttura a bassa soglia. Invece quando tutto è stato chiuso, tutto intorno a noi era chiuso, quindi in qualche modo la marea si era ritirata, sono emerse dalla sabbia delle situazioni di estrema fragilità e povertà che noi non avevamo visto, avevamo appena appena intuito. Ecco, anche questi hanno diritto, tra virgolette, di cittadinanza nei nostri servizi, bisognerà capire come. E quindi bisogna ripensare la bassa soglia, l'alto impatto relazionale, questa è più una una riflessione ad intra nostra, in una logica di outreach. L'outreach sostanzialmente è l'offerta attiva, cioè andare a cercare delle persone difficili da raggiungere, andare fuori dai servizi, è un po' quelle cose che più di una persona ha detto, l'ha detto ad Alberto, l'ha detto anche Luisa, l'ha detto Don Ben, ecco questa un po' è la prospettiva. E concludo con una frase di Papa Francesco, perché insomma sapete che ogni giorno ci mette di fronte a delle sollecitazioni importanti, ed è sull'indifferenza. Lui ha detto nel messaggio Urbi et Orbi a Pasqua dell'anno scorso: non è questo il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli che popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo mancare loro i beni di prima necessità, più difficili da reperire ora che molte attività sono chiuse, come pure le medicine e soprattutto la possibilità di adeguata assistenza sanitaria. Questo sembra che il Papa abbia deciso di intervenire oggi nel nostro incontro e ci ha dato questa immagine e questa sollecitazione. Bene, con questo io direi che forse possiamo chiudere, lasciarci. E se voi siete d'accordo, vi manderemo via mail qualche nota in rapporto a quello che ci siamo detto oggi e magari qualche sollecitazione che possiamo costruire insieme. Le nostre mail penso che ce l'avete, ce l'abbiate tutti, e quindi potete in qualche modo contattarci. L'idea che ci siamo fatti, volevamo conferma, ma anche dal tipo di partecipazione penso che l'abbiamo avuto, di magari continuare con altri appuntamenti a quel punto più mirati su qualche aspetto che magari vediamo come costruire insieme. Ho sforato di 9 minuti, ma insomma è stata una mattinata comunque intensa. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa per un mo' di flash, bene, se no ci salutiamo. Bene, e allora è il momento dei saluti, possiamo liberare i microfoni. Vi ringrazio a tutti, ringrazio l'area comunità e territorio, i colleghi dell'area sanitaria e tutte le parrocchie, le organizzazioni e le singole persone interessate che hanno partecipato. Grazie per questa partecipazione. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti.